Ciao, sono il dottor Max. In questo video ti spiego quali sono i sintomi dell'endometrite. L'endometrite è un'infiammazione della mucosa dell'utero, chiamata endometrio. Questa condizione può avere sintomi che possono variare da lievi a gravi e può essere acuta o cronica. Ecco alcuni dei sintomi più comuni dell'endometrite. Febbre. La febbre è uno dei sintomi più comuni dell'endometrite acuta. La temperatura corporea può aumentare notevolmente. Dolore pelvico. Il dolore nella parte bassa dell'addome o nella zona pelvica è un sintomo comune. Il dolore può variare da lieve a grave. Sanguinamento anomalo. Alcune donne con endometrite possono sperimentare sanguinamento uterino anomalo, come spotting, perdite di sangue lievi, o mestruazioni più abbondanti del solito. Scarico vaginale anomalo. Un aumento del flusso vaginale o un cambiamento nel suo aspetto, come secrezioni sanguinolente o purulente, possono verificarsi. Dolore durante i rapporti sessuali. Il rapporto sessuale può diventare doloroso a causa del dolore pelvico e dell'infiammazione. Aumento della frequenza urinaria. Alcune donne possono avvertire un aumento della frequenza urinaria o dolore durante la mensione. Malessere generale. Mal di testa, stanchezza e affaticamento possono verificarsi. Sintomi simili all'influenza. Alcune donne possono avere sintomi influenzali, come brividi, sudorazioni notturne e dolori muscolari. È importante notare che l'endometrite può essere asintomatica in alcune donne o i sintomi possono essere vaghi e facilmente confusi con altre condizioni ginecologiche o infettive. La diagnosi di endometrite viene solitamente effettuata dal medico attraverso una combinazione di anamnesi medica, esame fisico e test di laboratorio, come un esame del sangue o una coltura delle secrezioni vaginali. L'endometrite può essere causata da diverse cause, tra cui infezioni batteriche o altre condizioni mediche. Il trattamento dell'endometrite coinvolge generalmente l'uso di antibiotici per trattare l'infezione sottostante. È importante iniziare il trattamento precocemente per prevenire complicanze. In alcuni casi può essere necessario un ricovero in ospedale per somministrare antibiotici per via endovenosa in caso di endometrite grave o complicata. Si consiglia alle donne che sospettano di avere endometrite o che presentano sintomi di infiammazione pelvica di consultare un medico per una valutazione e un trattamento appropriati. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video, che puoi commentare, raccontando le tue esperienze, offrendo un servizio utile, alla comunità. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima domanda esaminata.